quando abbiamo la possibilità di chiudere il primo set, secondo me poi dopo cambia totalmente l'aspetto psicologico della partita, perché comunque sì, siamo due squadre che in questo momento eravamo in difficoltà, ma non in difficoltà nella tipologia del lavoro, ma nella classifica, per cui diventa veramente un macigno non chiudere quando abbiamo le possibilità davanti. Poi possiamo parlare altre 7.000 spiegazioni tecnico-tattiche, però secondo me prima bisogna vincere i set e poi iniziamo a parlare. Sicuramente l'atteggiamento di Novara, per un errore nostro o per bravura loro, sicuramente li ha portati a vincere 3-0, cioè non è che dobbiamo nascondere che Novara non ha giocato bene e noi abbiamo giocato male. Noi ci siamo spenti con queste situazioni, che non è plausibile. Secondo me il nostro difetto in questo momento è di non lottare sempre su tutti i palloni, aspettiamo, ma questo qui è una cosa che dobbiamo cambiare come mentalità, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Quindi voglio essere molto critico, perché in questo momento siccome le responsabilità del gruppo sono le mie, bisogna che la gente si sveglia e non pensa solo a parlare, a dire le cose. Qui bisogna iniziare a svegliarci, perché veramente stiamo iniziando ad andare a difficoltà. Noi sappiamo che siamo partiti con 2 mesi di ritardo rispetto agli altri, però mi sono anche stancato di trovare una scusante sotto questo punto di vista. Poi nel campo bisogna che iniziamo a giocare a pallavolo, perché delle situazioni che ci sono state comunque sia, che ti portano a perdere come oggi e poi giustificare perché sei giovane, perché sei nuovo, perché da poco, secondo me lasciano il tempo che trovano. Questa squadra bisogna che si sveglia. Logicamente ci abbiamo provato in tutti i modi, in tutte le maniere, però oggi venire qua a giocare contro Novara, che è nelle stesse condizioni nostre, forse più rodato di noi, ma quello che ci ha messo di più secondo me è il cuore, quello che in questo momento a questa squadra manca.